Ecco, bentrovati su TV Radicale, salutiamo tutti coloro che ci sono in chat e chiediamo scusa per questo ritardo. Siamo già in collegamento in diretta con Milano, ecco, vediamo la sala conferenze della sede dell'Associazione Radicale Enzo Tortora di Milano e vedete già Francesco Poirè, il segretario dell'Associazione Radicale Enzo Tortora di Milano, il professor Andrea Gilardoni. Aspettiamo ancora Mili Moratti, però poiché si è fatto tardi cominciamo il dibattito, quindi bando alle ciance, io passo subito la linea a Francesco Poirè e intanto invito coloro che si trovano in chat a preparare le prime domande perché è previsto anche uno spazio di interazione con la chat. A te la linea, Francesco. Ciao, buonasera a tutti, e sia a quelli collegati alla Web TV sia ai numerosi presenti. Purtroppo abbiamo deciso di cominciare perché c'è stato un piccolo contrattempo con l'altro ospite che doveva essere qui. Parleremo appunto e discuteremo sui primi due referendum, che sono quelli che, come abbiamo visto al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, che appunto si è tenuto a Milano lo scorso aprile. Radicali Italiani non ha preso una posizione chiara sui due referendum cosiddetti sull'acqua, lasciando libera scelta e libertà di coscienza, diciamo, ai propri elettori. Noi a Milano volevamo ricordare anche che il 12 e 13 di giugno si voterà anche per i cinque referendum locali, quindi quelli su mobilità e ambiente, promossi da Marco Cappato e sostenuti dalle associazioni radicali milanesi e sostenuti anche da tutta la galassia di radicali italiani e del Partito Radicale Transnazionale che nel periodo di raccolta firme ci ha dato veramente una grossa mano con arrivi da tutta Italia per aiutare a moltiplicare i tavoli per riuscire a raccogliere le firme. Quindi le linee dell'associazione sono sicuramente sì per i cinque referendum locali, sono referendum di indirizzo con un quorum del 30%, quindi sì a tutti e cinque questi quesiti. Sui primi due referendum nazionali, quelli sull'acqua, speriamo con questo incontro di riuscire a chiarire un attimo le idee di tutti i partecipanti, di tutti coloro che ci vorranno seguire via web o che vedranno nei prossimi giorni questa serata registrata, mentre su quello sul nucleare, sul legittimo impedimento, le indicazioni di Radicali Italiani sono appunto per il sì all'abrogazione di queste norme, una la legge sul legittimo impedimento e l'altra appunto le parti degli articoli riferiti allo studio di fattibilità e la ricerca e l'eventuale posizionamento delle centrali nucleari su quello che è la legge di indirizzo per quanto riguarda il progetto per l'energia. Quindi sicuramente due sì su questi ultimi due, mentre su quelli sull'acqua, appunto, la questione è molto aperta e visto che purtroppo non è stato dato ampio spazio all'interno dei mezzi di comunicazione tradizionali, come d'altronde in tutte le elezioni che ormai si succedono, quindi come sempre e più volte e più spesso siamo costretti a denunciare questa carenza di informazioni nei periodi elettorali, anche sui referendum abbiamo visto che l'informazione è assolutamente inesistente, non solo per quanto riguarda i quattro referendum nazionali, ma qui a Milano ci rendiamo conto che anche il Comune fino ad oggi non ha fatto nulla perché ci fosse un'informazione sui cinque referendum locali. Quindi io aprirei il dibattito con delle domande, di modo che poi il professore Andrea Gilardoni, docente appunto associato dell'Università Bocconi di Milano e Milly Moratti possano cominciare un dibattito spiegandoci le loro motivazioni sul sì e sul no sui primi due referendum. Attenderei per il dibattito appunto e inizierei con le domande eventualmente. Qui per il sì abbiamo comunque delle persone che sono preparate sia delle persone dell'associazione sia di altre associazioni della galassia, quindi possono
possono eventualmente provare a rispondere loro ed eventualmente possiamo poi riproporre queste domande se sono per chi appunto dà indicazione di voto per il sì, possiamo eventualmente poi riproporle anche a Milly Moratti quando arriverà. Ah, c'è subito una domanda di Gianni Porto. Prego. Sì. Buonasera a tutti, sono Gianni Porto, sono un iscritto, un militante, un geologo e mi occupo di acqua, di idrogeologia e in varie occasioni abbiamo avuto modo di dibattere al nostro interno di questa questione, in particolare sui referendum. E dopo un certo travaglio anche nostro interno, insomma, si sono delineate abbastanza due posizioni. Giusto per dare una mano ai nostri relatori, cerco di riassumere brevemente, secondo le mie impressioni, quali sono alcune linee di pensiero che, insomma, al nostro interno abbiamo dibattuto. E giusto per dare come dire, un inquadramento sempre nell'ambito liberale che ci contraddistingue. Ecco, vorrei sottolineare che io, che mi sono convinto non da molto a votare sì a questi due referendum, in particolare al referendum che vuole abrogare l'obbligo di gara entro il 2011, non parte, non arriva a una posizione statalista, non, assolutamente non negli scorsi anni, quando ancora avevamo dei consiglieri regionali, ci siamo assolutamente battuti per la privatizzazione dei servizi pubblici e una corretta gestione di questi attraverso contratti di servizio, attraverso un vero controllo da parte dei cittadini, dei consumatori, degli utenti, attraverso me quei meccanismi che nei paesi liberali, diciamo, meglio organizzati del nostro, hanno fatto sì che appunto il sistema delle privatizzazioni anche sui servizi pubblici rendessero un migliore servizio ai cittadini con costi accettabili e una trasparenza che oggi noi non vediamo. Ma che cosa ci distingue e in particolare sul problema dell'acqua ha spinto me, contrariamente ad altri della nostra associazione, a prendere questa posizione. Molto brevemente, queste considerazioni non riguardano un'impostazione generale, appunto, di Stato che si deve occupare di regolamentare le cose, non di gestire, direttamente, quanto la situazione concreta nella quale ci siamo venuti a trovare a seguito della legge fondamentale, diciamo, degli ultimi 20 anni che riguarda le acque, la legge Galli, che voleva una completa riorganizzazione del servizio idrico, voleva che i problemi idrici, che non sono solo quelli di avere l'acqua nel rubinetto, ma di gestire le fognature, di gestire la depurazione, di controllare la qualità delle risorse, le risorse non quelle che usiamo, non solo quelle che usiamo noi, ma quelle che dovranno usare le generazioni future. Ecco, quelle che dovrebbero. Diciamo, tutte queste azioni che nell'ottica della legge Galli, che in questo momento non sto a spiegarvi, avrebbero dovuto portare il nostro paese a una situazione moderna di gestione idraulica anche e idrogeologica. Nel nostro caso milanese, noi usiamo tutte acque sotterranee, a una corretta difesa della risorsa, gestione dei corpi idrici e quant'altro. Dove siamo andati a finire? Siamo andati a finire in una situazione in cui le società che oggi gestiscono, in particolare per Milano MM, ma anche per la provincia, le società che gestiscono sono di fatto privatizzate perché si comportano, diciamo, secondo schemi e logiche privatistiche, sono società per azioni di proprietà pubblica, ma che vengono governate con un assetto, diciamo, para pubblico. Non rispondono a logiche di controllo adeguato, anche perché a partire dalla Regione Lombardia, per finire alle autorità d'ambito e ai comuni e alle province, non vengono esercitati, a mio giudizio, correttamente tutti i poteri di controllo e di pianificazione e di gestione della risorsa e quindi oggi, se entro il 2011 dovessimo andare a gara, metteremmo a gara un servizio senza le adeguate
come dire, tutele per i cittadini e in particolare per le generazioni future. Queste tutele poi in che cosa consistono? In corretta pianificazione, investimenti, sistema di controllo di qualità. In più, se questa privatizzazione avvenisse con lo schema disegnato, cioè 40-60, non sarebbe una vera privatizzazione, si farebbe una gestione mista tra pubblico e privato. Voi vi immaginate quante speranze avremmo noi nei prossimi anni senza una corretta pianificazione degli adeguati strumenti di gestione, di correzione degli errori in corso d'opera. Nel momento in cui affidi un incarico a una società che deve erogare un servizio, ci vuole un sistema che tenga le redini e che controlli la qualità del servizio, quello attuale e quello per le generazioni future. Ma se questa società che sta erogando il servizio è di fatto un matrimonio, diciamo un po' incestuoso tra pubblico e privato, controllori e controllati, secondo una logica ancora da studiare, ma tenendo ben presente che le regole devono essere quelle di tutelare il reddito del privato, tutelare anche l'investimento eventuale a medio termine, sempre del privato, ma a mio giudizio oggi senza garanzie per i cittadini. Ecco, tutto qui. Quindi, almeno nella mia posizione, ma ho sentito anche di molti altri, noi non siamo, al contrariamente a tanti altri promotori per il sì, per un sistema che necessariamente veda il servizio pubblico acquedottistico o del servizio idrico integrato come appannaggio per forza dell'ente pubblico. Anzi, assolutamente. Pensiamo che si possa, così come succede per altri servizi pubblici importanti come la salute, come i trasporti, si possa assolutamente passare in un sistema privatistico, ma deve essere fatto secondo regole chiare e le regole vanno fatte prima della gara, altrimenti le gare finiscono come altre volte è successo in Italia, come con le autostrade, come con la Telecom, dove per la smania di arrivare a un sistema concorrenziale liberale ci siamo trovati con dei monopolisti che invece di fare gli imprenditori emettono tariffe e vengono garantiti sempre sui loro profitti. Ecco, con questo spero di aver dato il mio punto. Sì. Se qualcuno vuole ribattere a quello che è stato detto, ma io sinceramente volevo fare solo un appunto, cioè tutto quello che hai detto è verissimo, appunto come hai detto tu adesso, il problema attualmente si pone, ma in questo momento la società che gestisce l'acqua milanese è una società pubblica, non abbiamo i dati dell'acquedotto, così come per esempio, facendo un altro esempio su cui i radicali si sono battuti parecchio in tutta Italia per la qualità dell'aria, la stessa cosa si può dire per quello. In questo momento l'ARPA, per esempio, sono comunque società pubbliche che non rendono pubblici i dati, fregandosene bellamente delle leggi che imporrebbero appunto la pubblicazione di questi dati. Stessa cosa fa il Comune di Milano con i dati Ecopass, stessa cosa fa il Comune di Milano con una mozione che si è data e che si è votata a maggioranza sull'anagrafe pubblica degli eletti. Quindi io credo forse, io sicuramente sono molto più schierato dalla parte del no, però appunto in questa serata dovevo solo fare da moderatore, aspettando appunto, ascoltando le risposte dei due ospiti alle vostre domande, però in questo momento tutto quello che tu hai evidenziato di male si registra con una gestione pubblica e non con una gestione privata dei servizi. Cioè MM che gestisce l'acqua milanese è pubblica e non ha i dati della qualità dell'acqua, ARPA che gestisce i dati della qualità dell'aria non li pubblicizza, o meglio li ha pubblicizzati dopo insistenti richieste e accessi agli atti in tutta Italia delle associazioni radicali che volevano appunto fare conoscere a tutti i cittadini la situazione della qualità dell'aria in tutte le città.
sicuramente una società privata non avrebbe tutte queste vie di fuga che le società pubbliche o a maggiore partecipazione pubblica riescono ad ottenere dallo Stato italiano, perché le società private, si spera che in un paese come il nostro, se non fanno quello che sono obbligate a fare, vengano punite. Le società pubbliche di queste punizioni se ne fregano. Abbiamo visto benissimo, per esempio, la RAI con i dibattiti sia sulle elezioni che sui referendum, se ne infischia. Vabbè, ma qui, cioè, però voglio dire, sì, ok, abbiamo lo stesso problema anche in quel caso, però attualmente la maggior parte della gestione dell'acqua in quasi tutta Italia è pubblica, eppure nessuno sa qual è la qualità dell'acqua nel loro paese, nelle loro città. Aspettando Milli Godot ci organizziamo. Io non mi sono preparato, non mi sono veramente preparato con tutte le cose, però volevo dire un paio di cose. Allora, io sono Stefano Bilotti, niente, sono tesoriere di Rientro Doge, che è un'associazione ambientalista radicale. Chiaramente non abbiamo fatto noi una posizione ufficiale sull'acqua, perché abbiamo parecchie cose da fare, però critichiamo abbastanza i modelli di consumo che ci sono, nel senso che l'acqua con la popolazione che aumenta, chiaramente è un bene che diventerà sempre più prezioso, quindi c'è da domandarsi questa, come il petrolio, come altre risorse, quale sarà il primo collo di bottiglia, quale sarà la prima che scatenerà la guerra per il petrolio, per l'acqua, insomma. Vabbè, questo però è un discorso che ci porta lontano, però un paio di considerazioni le volevo fare. Allora, prima di tutto, vabbè, non so se sappiamo che per esempio a Palermo, perché uno parla di Milano, a Milano possiamo parlare di tante cose, possiamo anche dire che magari delle cose vanno bene, a Palermo l'acqua è stata privatizzata. Adesso io non so, sono cose che leggo sull'articolo, la pagina di Palermo di Repubblica, quindi non prendo fonti particolari, le prendo come qualsiasi cittadino che leggesse. La dispersione dell'acqua dal 36% è andata al 43%. Quindi, prima cosa, il fatto, osservazione A, il fatto che ci sono da fare degli investimenti, e siccome noi abbiamo le pezze al culo come Stato e chiamiamo qualcuno che ci debba mettere lui soldi, perché pensando che ci beneficerà di un sacco di investimenti perché noi gli diamo in mano l'acqua, ce lo possiamo scordare. Ce lo possiamo scordare per un motivo chiaro, che se noi le cose non le imponiamo, se noi non costituiamo i meccanismi di controllo, il meccanismo della crescita del profitto è tale che se uno può si fa tutto il profitto, cioè se uno intanto si prende un guadagno sicuro che è dato dalla bolletta, no? Cioè la gente deve bere. Se poi tutti i meccanismi di controllo, e noi non ce l'abbiamo, noi siamo completamente impreparati, non siamo capaci di affidare un servizio della nettezza urbana, non siamo capaci di fare delle bonifiche. A Pavia, per esempio, io faccio un esempio, A Pavia, la Scotti, è notizia ufficiale, quindi è sul giornale, alla Scotti Energia succedeva che c'è un inceneritore, aveva diversificato l'investimento, un inceneritore che doveva bruciare la lollace, che è una specie di scarto del riso, quindi assolutamente vegetale, ci andavano a mettere... Esatto, era la stessa azienda, esatto. Ci doveva bruciare questo, ci andavano a mettere i metalli pesanti. Poi c'era una serie di persone che truccavano le analisi e alla fine la guardia forestale ha arrestato 7 persone una mattina dopo 2 anni di indagine. Allora il discorso è questo. Noi come paese, io non ho un sì ideologico, io come radicale di ideologico c'ho poco, perché io sono sulla pragmatico. Allora noi siamo assolutamente a livelli, fra poco con l'Egitto che va a migliorare, che fa la rivoluzione, saremo a livelli che saremo noi peggio, ma che ci dobbiamo fare noi scendere in piazza. Siamo assolutamente incapaci di fare un vero privato, perché per me la concezione elevata che io ho del privato è che il migliore è quello che porta il miglior servizio al cittadino. Questo per me è il privato. Noi stiamo facendo dei monopoli in cui si deresponsabilizza ulteriormente, perché poi le aziende fanno delle scatole. Voi non so se siete presenti come sono composte le aziende, per esempio che l'acqua di Palermo, c'è dentro una scatola dove poi c'è un pezzo che c'è l'impregilo, poi c'è Veolia,
poi c'è l'azienda del cugino, del nonno, perché noi stiamo parlando che, cioè, quindi è la solita storia. Quindi noi siamo assolutamente incapaci di fare già un servizio pubblico, ma figuriamoci controllare con il pubblico l'affidamento di un servizio pubblico a un privato. Quindi c'è tutta una serie di motivi per cui io pragmaticamente dico potrebbe essere un domani, ma in questo momento votare no lo rispetto, perché comunque se ci saranno alcuni no saranno la voce dei regali che dicono magari un domani si può fare. Noi non siamo assolutamente, quindi punto A, gli investimenti non li hanno fatti dove hanno fatto l'acqua privata. Punto B, l'acqua, i danni, cioè, per capire un attimo la questione dell'entropia, perché quando tu fai una cosa sbagliata nell'acqua, cioè come hanno fatto nelle bonifiche, noi abbiamo l'impregino, adesso non so, c'era Bassolino quel processo che non si può vedere, no? Sul fatto che andavano a buttare il percolato in mare, no? Cioè se noi inquiniamo una falda acquifera, i soldi, cioè dice perché io ho risparmiato quel determinato lavoro, ho risparmiato X, per bonificarla è 2 alla X, cioè praticamente il danno che tu hai fatto, per cui se io prendo una pila, piglio un po' di mercurio, no? Mi costa smaltirlo 100 euro, 1000 euro, se lo butto in un mi costerà migliaia, decine di migliaia di euro pulire, magari mi costerà milioni di euro. Quindi il discorso è, punto primo, ci sono dei danni che sono quasi irreparabili, uno. Punto secondo, noi non siamo pronti. Punto terzo, l'acqua, c'è una spinta naturale, quindi una spinta naturale dell'aumento della popolazione, dell'esigenza, del clima che può cambiare, a rendere un bene sempre più prezioso, sempre quindi oggetto, se non ben regolato, di speculazione. Quindi questo faccio, io non ero preparato a questa cosa, quindi ho espresso alcune mie considerazioni. Grazie a tutti, arrivederci. Non rispondo a tutti io da solo, quindi direi a questo punto andiamo avanti con gli interventi, se comunque qualcuno appunto poi vorrà rispondere agli interventi precedenti, altrimenti poi quando arriva la Milly facciamo una chiusura. Ok, allora Giovanni, Pazzini e Crocicchio, vieni qui perché siamo in diretta. No, devi fare la domanda qua al microfono, grazie. Buonasera, mi chiamo Giovanni Andreassi, sono segretario comunale e lavoro nel campo degli enti locali. Volevo fare una domanda al professore che riguarda il disperato bisogno di manutenzioni che presenta oggi la nostra rete idrica su scala nazionale. Che noi non, in un referendum nazionale non dobbiamo vedere solo come funziona il servizio idrico a Milano, ma come funziona in tutta Italia. E allora, per trovare i mezzi finanziari per risanare le condutture, le tubazioni, due sono le strade: o si attinge alla fiscalità generale, oppure si assegna il servizio a un privato che a sua volta acquisirà dei finanziamenti da ammortizzare in 10, 15, 20 anni, eccetera. Quindi la domanda, secondo me, che ci dobbiamo porre per prima di prendere una decisione davanti a questo referendum è più giusto che queste spese gravino sui contribuenti che pagano le tasse in base al proprio reddito oppure in base alla propria consistenza immobiliare, per quando c'era l'ICI, perché forse la rimettono dentro, oppure è più giusto che le spese per il servizio idrico le paghino i consumatori dell'acqua, cioè chi più consuma più deve pagare. Questo secondo me è uno degli interrogativi che non vengono portati a conoscenza della gente, e ce ne sarebbero anche altri. Grazie. Un inciso, le statistiche dicono che lo spreco di acqua dalla fonte ai rubinetti è il 38% del trasportato, quindi stiamo parlando di cifre veramente enormi, poi distribuite ovviamente a una media nazionale, quindi ci saranno zone in cui la dispersione è minore, zone in cui la dispersione è maggiore, però il 38% nazionale, per quelli che si dicono a favore dell'acqua, secondo me la prima cosa da fare per tutelare il bene acqua sarebbe far arrivare questo spreco al massimo 1%, perché se l'acqua è un bene prezioso e noi le buttiamo via praticamente quasi la metà, forse non lo riteniamo così prezioso. Ho trovato molto interessante tutti gli interventi. Vorrei fare una piccola riflessione sul concetto di buttare via il 38%. Cioè, non è che l'acqua che passa attraverso le fessure degli acquedotti o viene dispersa
svanisce nel nulla, semplicemente rientra in circolo, sì, cioè rientra in natura. Quindi non è quello la perdita è un fatto dannoso, perché a noi costa il ciclo che ci porta l'acqua dal fiume, dal lago, da sottoterra fino alle nostre case. Ci costa in energia, ci costa in depurazione, in potabilizzazione, eccetera, eccetera. Quindi il tema della perdita non va visto come l'acqua che sparisce nell'uomo, va visto come un costo che noi dobbiamo sostenere e che viene buttato via attraverso la perdita. Questa è sicuramente una prima considerazione da fare. Quando la perde, ecco, si entra poi in questo tema cosa si intenda per perdita, perché una definizione di perdita è la differenza tra quanto viene immesso in circolo e quanto viene fatturato. Quindi può esserci delle situazioni in cui l'acqua viene data gratis e viene contabilizzata come perdita. Quindi in quel 38% c'è un mondo che va capito. Certamente ci sono situazioni dove la perdita fisica è fortissima. L'acquedotto pugliese sicuramente ha delle perdite, si formano dei laghetti di fianco al... Generalmente al nord abbiamo dei livelli di perdita molto più contenuta. Però abbiamo anche delle situazioni fortunate, perché Milano non è che l'acqua di Milano costa 60 centesimi al metro cubo perché le amministrazioni sono brave, perché Milano è in una posizione fortunatissima. Milano innanzitutto c'è un addensamento, c'è un'economia di densità, siamo tutti vicini, quindi non dobbiamo fare tubi lunghissimi, ne abbiamo bisogno di tubi più corti, sia tubi per portare l'acqua che per portare via le foglie. E inoltre voi sapete meglio di me che l'acqua affiora, cioè, il problema è che abbiamo troppa di acqua, ci sono... Noi abbiamo delle idrovore nella metropolitana e nelle cantine di periferia che lavorano 24 ore su 24 a tagliare l'acqua. Quindi anche questa idea che l'acqua sia scarsa è un'idea che forse va bene da qualche parte, ma sicuramente non va bene. Noi al limite ne abbiamo anche troppo. Si apre il tema dell'economicità. Il tema dell'economicità è un tema che mi ha lasciato sempre sbalordito a sentire questi aumenti del 300%, sì, aumenti del 200, 300%, ma da cifre che sono risibili, ridicole. Noi paghiamo mediamente a Milano 60 centesimi, 80 centesimi al metro cubo. Rammento a tutti che il metro cubo ha 1000 litri e noi paghiamo 1000 litri d'acqua potabile lo stesso prezzo che paghiamo per una, anzi di meno, per una bottiglietta, non so quanto costi questa bottiglietta qua, ma pressappoco, ecco, questa costa di più di un metro cubo d'acqua che noi utilizziamo per farci la doccia, per lavarci i denti, per mangiare, eccetera. Quindi il tema del tema economico, e questo non sa quasi nessuno, cioè il fatto che l'acqua costi... Dove costa di più? Costa di più in altre zone del paese dove costa 2,50 euro. Stiamo parlando di 1000 litri per 2,50 euro. E stiamo parlando del... Attenzione, non c'è solo l'acqua che ci arriva a casa, ma anche tutto quello che va via da casa, la fogna, che deve essere depurato e rimesso. Tutto questo è nei 60 centesimi o nei 2,50 euro, che sono il top, 3 euro che sono il top del costo, cioè tutto il ciclo idrico, cioè da quello che dal prelievo, trasporto, potabilizzazione, di nuovo emissione, utilizzo da parte nostra, emissione in fognatura, distribuzione, eccetera. Stiamo parlando di queste cifre qua. Tant'è vero che abbiamo fatto una volta un'indagine per capire quanti lombardi sapessero quanto gli costa l'acqua, abbiamo scoperto che quasi nessuno sa quanto gli costa l'acqua. E vi garantisco che se una cosa mi pesa sul portafoglio so quanto costa. Quindi c'è anche questo aspetto. In più c'è un'altra contraddizione che mi viene, la metto lì anche per avviare la discussione per Vivarovi. Cioè quest'idea che l'acqua deve... Se fosse vera la tesi che l'acqua è un bene preziosissimo, sarebbe molto più logico aumentarne il prezzo. Cioè,
cioè, è ovvio, cioè, sto dicendo, se è una cosa da tutelare, bisogna aumentare il prezzo così uno si lava i denti rapidamente, tantomeno, oppure chiude il rubinetto. Cioè, allora perché dobbiamo immaginare dei sistemi per ridurlo il prezzo, come quello della eliminazione della remunerazione del capitale investito? Cioè, è una cosa che lascia perplesso, è quantomeno contraddittoria. Ecco. Su quel tema della remunerazione del capitale investito è un'altra questione su cui veramente io sono scandalizzato. Io non politico, io non sono un politico, io sono scandalizzato. Allora, vi racconto un po' gli effetti delle persone che operano nel settore. Un grosso gruppo italiano, molto grosso gruppo italiano, dice: vabbè, allora a questo punto sapete una bella cosa? Io vi piglio gli acquedotti che sto gestendo io e li rendo ai comuni, glieli vendo ai comuni. E se rangen, come si dice a Milano, e s'arrangino ai comuni. Perché per molta gente, per molti operatori del settore, quella famosa remunerazione sul capitale investito in realtà va a coprire in parte dei costi che la tariffa non comprende. Cito un esempio: voi sapete che le bollette dell'acqua è norma, soprattutto centro-sud, non pagarle. Ci sono delle situazioni incredibili di gente che non paga la bolletta. E anche al nord non è infrequente questo. Il perché non si sa. Cioè, perché l'acqua? No? Perché l'acqua è un diritto, allora non la paghiamo. La mia tesi è che se non paghiamo l'acqua la stiamo rubando, perché ci sarà qualcun altro che la paga per noi. Ma questo è una tesi. Allora, queste aziende qua che stanno gestendo il ciclo idrico integrato oggi diranno: e vabbè, cosa volete fare? Non ho, io i miei soldi me li investo da qualche altra parte. Vendo, mollo tutto, il pubblico, se lo pigli, se lo gestisca tutto lui, voglio vedere. Non dimentichiamoci, breve parentesi sulla storia, io ho fatto tra l'altro presidente dell'AMSA di Milano in una fase storica molto particolare. Non dimentichiamoci che queste aziende qua sono, io lo chiamo il ricettacolo di politici trombati alle ultime elezioni, di manager incapaci di lavorare nel settore pubblico, cioè, queste sono le aziende pubbliche. Cioè, per fortuna, devo dire la verità, conoscendole, c'è stata un'evoluzione molto positiva in questi anni. Ci sono delle ottime eccezioni. Cito un'eccezione, l'acquedotto pugliese, che è probabile avrà dei risultati molto impressionantemente positivi sul 2010. Adesso ci sono ancora notizie non definitive, ma che significa che avremo un caso molto interessante del sud, nell'idrico, dove si può guadagnare bene, nel sud dove si può lavorare seriamente, e vendola, che è quello che ha, diciamo, portato al risanamento. Dovremo credo rivedere tanti pregiudizi. Eccolo. Ci eravamo permessi di iniziare, anche se ero molto imbarazzato. Sì, voglio vedere. Ho fatto un giro un po' di domande. Oh, adesso. Stavo facendo delle riflessioni sul tema della cancellazione del capitale investito e come persona, grandi aziende, di fronte a una situazione di questo tipo, affermano, vorrà dire che noi usciamo dall'acqua, vendiamo, restituiamo gli acquedotti ai comuni o chi per esso, alle regioni, secondo dei casi, e le gestiscano loro. Perché purtroppo noi siamo in un mondo dove i quattrini vanno a finire dove c'è la remunerazione più interessante, piaccia o non piaccia, possiamo essere tutti non d'accordo, ma la verità è questa. Sì, che no, grazie mille, scusa, non sono. E quindi questo è un tema molto, molto rilevante.
Io devo dire che adesso stiamo cominciando a ragionare su cosa fare dopo, perché effettivamente mettere a fuoco un sistema, cioè che il sistema entri in crisi, ecco, per effetto di questa cosa, è una roba preoccupante, è una roba che preoccupa le persone che ci tengono, insomma, che il sistema entri in crisi, e quindi bisognerà inventarsi una qualche soluzione. L'ultimo punto, dove io mi trovo molto d'accordo anche con gli interventi precedenti, concerne il tema dell'autorità dell'idrico. Cioè noi abbiamo tremendamente bisogno, io credo, ma come anche altri, noi crediamo da tempo, l'ho scritto anche nella mia rivista in tempi non sospetti, noi abbiamo assoluto bisogno di togliere ai comuni la regolazione, almeno ai comuni che non sanno far funzionare bene, di togliere la possibilità di gestire il servizio idrico, almeno nelle scelte fondamentali. Vi sono casi, per esempio, nel caso del lato Sarno-Vesuviano, dove c'è la CEA di Roma che gestisce il servizio idrico, lato sulla base di una previsione tariffaria di un certo tipo, lato non si riunisce da 3 anni, non si riunisce da 3 o 4 anni, e quindi non può essere incrementata la tariffa. Quindi l'azienda si trova lì impelagata ad aver fatto degli investimenti che non hanno un ritorno. Noi crediamo che il modello dell'autorità per l'energia elettrica e il gas sia il modello, diciamo, a cui far riferimento per questa ipotetica, che non l'hanno chiamata autorità ma agenzia, che è stata approvata in un recente Consiglio dei Ministri, dovrebbe essere convertita in legge entro non molto. Sono in corso, sia da centrodestra che centrosinistra, in preparazione degli emendamenti che dovrebbero dare una configurazione a questa autorità che sia veramente un'autorità potente e soprattutto indipendente dal sistema politico, perché il disegno attuale è ancora troppo dipendente dal sistema. Un'autorità indipendente sul modello di autorità dell'energia elettrica e del gas, che a noi sembra essere la migliore garanzia in ogni caso per far sì che chi gestisce il sistema idrico, e a quel punto è rilevante pubblico o privato, sia adeguatamente controllato. Concludo ricordando che quando la Thatcher fece la privatizzazione del sistema idrico inglese attraverso un processo molto interessante di aggregazione delle piccole realtà in una dozzina di grandi realtà, creò contestualmente l'Ofwat, che è un'autorità che ha un potere fortissimo, ha un potere di revoca delle concessioni. Cioè se un'azienda non si comporta secondo certi parametri, viene revocata la concessione e l'azienda va ovviamente in difficoltà, e quindi difficilmente. Oltretutto l'Ofwat garantisce una trasparenza al sistema idrico, per cui se voi andate sul sito ofwat.gov.uk voi vedete i bilanci di dettaglio delle aziende che gestiscono il sistema, che sono tutte aziende private, però sono sottoposte a un controllo rigido. Allora la mia posizione, la posizione di molti, ma anche ho sentito in fondo, è quella di dire che la cosa veramente importante è che ci sia una garanzia, che il pubblico sia garantito. Allora il pubblico può essere garantito o attraverso un'azienda pubblica, ma abbiamo visto che i trombati politici vanno a finire a gestirli e raramente si riesce a fare delle cose, oppure alzandosi più in alto attraverso una serie di regole che debbano essere gestite da un soggetto che non è tutti i giorni condizionato dalle questioni politiche o dal prossimo assessore o amministratore. Ed è il modello che in Italia ha funzionato abbastanza bene dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, quindi c'è da replicare. Oltretutto abbiamo in Italia delle persone in grado, proprio quelle che hanno maturato l'esperienza dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, che potrebbero benissimo dare un grosso contributo allo sviluppo di un'agenzia, non di un'agenzia ma di un'autorità anche per il sistema idrico. Quindi secondo noi, secondo me, e siamo un gruppo di persone con cui io mi ragiono su queste cose, ecco, la strada è sostanzialmente questa. Grazie.
Io direi a questo punto di sentire dai due ospiti le loro ragioni su i due quesiti referendari su cui appunto abbiamo deciso di fare questo incontro, quindi lasciare loro 10 minuti di tempo per spiegarci prima il primo quesito, poi il secondo. Ovviamente immagino che le due visioni con cui esporranno le loro ragioni saranno diverse, perché appunto Mili Moratti è qui a nome del Comitato Referendario per il Sì, ex consigliere comunale di opposizione nella scorsa legislatura della cognata Moratti e capolista della lista L'Arancia, Mili Moratti, a queste ultime elezioni con il centrosinistra, con Pisapia e con anche la lista Bonino Pannella, dall'altra parte invece per il no abbiamo Andrea Gilardoni, che appunto è docente associato dell'Università Bocconi di Milano, del Dipartimento di Analisi Istituzionale e Management Pubblico, e docente tra l'altro anche del corso di Economia e Gestione delle Public Utilities, e poi appunto, come ha detto poc'anzi, è anche ex presidente dell'AMSA Milano. Quindi allora, per quanto riguarda i due referendum, direi appunto di partire dal primo. Appunto, questi referendum vengono chiamati referendum sull'acqua, però chiedono l'abrogazione di alcune parti o di alcune leggi, e la prima appunto è modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. La parola a Mili Moratti sul primo referendum. Ma io devo dirvi che ho sempre rappresentato una lista civica, oltre che i Verdi, che erano il mio partito da quando sono in Consiglio Comunale, quindi da 10 anni. E l'ho fatto credendoci sul serio, cioè non credendo che una lista civica fosse un modo per scolorire il candidato sindaco e portarlo un po' più verso il centro, in una posizione neutrale che non fa paura a quelli di opposto schieramento. Quindi ci ho creduto come proprio, prima di tutto, un linguaggio di partecipazione e poi delle procedure che dessero il diritto d'accesso all'informazione da parte dei cittadini, il che vuol dire non solo a riceverla ma anche a trasmetterla, quindi a collaborare alla gestione, alla progettazione, alle strategie. Perché io sono dell'idea che l'economia debba modellarsi sulle richieste dei consumatori, che abbiamo avuto troppa interferenza da parte della finanza, che ha un po' spostato tante volte da quello che veramente erano le esigenze dei consumatori, e quindi anche nella pubblica amministrazione i consumatori sono i cittadini. E in questi 10 anni ho cercato, ma ero sempre all'opposizione, di portare avanti proprio delle delibere che permettessero questo percorso. E quindi, ad esempio, non solo con i quesiti referendari, ma proprio anche con dei momenti, ad esempio nelle scelte dell'urbanistica, di diritto, di veto anche per certi grandi progetti, di portare proprio la presenza del consumatore finale, cioè il cittadino. Quindi, scusate se cerco di stare più sul principio, che a me preme moltissimo. Poi nel merito, sia per il primo quesito referendario, poi soprattutto su quello che riguarda il nucleare, io essendo un fisico vorrei parlarne appunto con maggior cognizione di causa. E diciamo che per quanto riguarda il quesito referendario, siamo sull'acqua, sono molto preoccupata anche dal punto di vista del nuovo tipo di industria, che non è appropriato chiamare industria, che spero si porterà avanti proprio prendendo spunto dal tema dell'Expo, cioè dal primario, dall'agricoltura. E l'agricoltura, come sapete, parte chiaramente dal bisogno di acqua, dal possibilità di accederci
in maniera sicura, naturalmente. Il problema è che bisogna informare la gente. I danni che abbiamo avuto dalla non conoscenza che i contadini avevano di come si potevano inquinare le falde scaricando i residui poi delle lavorazioni, diciamo proprio anche terribilmente, c'era più DDT nelle rogge negli anni 50 che ecco. E quindi con l'informazione sicuramente, ma io direi con l'orgoglio di portare avanti un possesso pubblico, una decisione pubblica. Io ho visto in questi anni abdicare tante volte a questo orgoglio. Il piano di governo del territorio è stato un tipico esempio. Scusate se io rimango sul principio, ma secondo me è fondamentale che lo capiamo. Sul piano di governo del territorio si è proprio portato avanti questo tipo di credo, cioè che per portare avanti qualcosa di remunerativo nel campo dell'edilizia si dovesse seguire semplicemente le richieste di chi costruisce legittimissimamente, assolutamente. Però ecco, forse infatti ho scoperto tardi che non era un ingegnere civile ma era un ingegnere di strategia aziendale il nostro Masseroli, e allora mi è stato chiaro che in completa buona fede lui non vedeva quello come un piano urbanistico, ma lo vedeva proprio come l'occasione di trainare un'economia e di portarla al massimo della possibile resa. E così, e naturalmente ognuno non pensa al tutto, e questa è la paura che io ho anche dal punto di vista dei gestori di servizi, dei gestori privati di servizi così importanti e determinanti, di cui non si può fare a meno. Ma così anche per l'energia elettrica, perché le decisioni di certi gestori, ad esempio, di come i privati potessero poi, i privati nel senso di produttori, potessero cedere alla rete il loro surplus, ad esempio, hanno determinato in maniera non veramente di servizio pubblico delle situazioni di stallo nel procedere di ricerca in energie alternative che poi trasformate in energia elettrica potevano veramente contribuire a un equilibrio economico, ma che con una visione particolare e non pubblica non hanno portato a questo. Infatti ci troviamo secondo me arretrati da questo punto di vista rispetto a Germania, ad altri paesi, proprio perché non abbiamo queste visioni veramente di strategia complessiva pubblica. Ecco, la mia paura è che per un servizio così essenziale sia fatale che una visione particolare, del tutto legittima, possa intaccare il tutto. Quindi proprio dal punto di vista del principio, al di là di tutti i motivi particolari, per cui io sono convinta proprio che in questo caso non si debba cedere. E poi vi dico, perché penso che proprio il problema dell'agricoltura sia qualcosa che abbiamo visto in altri paesi, molto condizionato dalla gestione privata del bene essenziale. Paesi che potrebbero avere uno sviluppo, ma pensiamo al Senegal, che è uno dei primi che ha fatto la prova delle gestioni. Ecco, almeno mi dicono che uno dei grandi motivi di freno nell'agricoltura è stata una gestione non accorta delle falde acquifere da parte delle gestioni private. Quindi ecco, non vorrei ripetere. Okay. Sentiamo appunto sempre sul primo quesito. Sì, io come vi ho detto, ho fatto il presidente dell'AMSA e mi sono divertito un sacco, mi sono diventato i capelli bianchi, ne ho persi molti, però abbiamo insieme a Ganapini gestito il rilancio. Milano oggi è un punto di riferimento a livello mondiale per il modello che è stato impostato in quegli anni, e poi obiettivamente
ero presidente con lui, ho litigato spesso perché lui aveva un'idea dei profili economici piuttosto sua. Ecco, perché ogni tanto scendi dal pero, che dobbiamo spiegare che questa è una cosa un po' diversa. E quindi io sono il primo ad essere, io mi sono sentito, come dice il mio presidente, una specie di civil servant per 2 anni in mezzo alla spazzatura. Ogni cosa ha il suo profumo, insomma, anche il petrolio ha il suo profumo, la spazzatura ha il suo profumo. E credo che sia molto importante quello che è stato detto riguardo al ruolo del pubblico, cioè il problema che il sistema pubblico riacquisti un orgoglio, riconosca, è un problema fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. Noi ci occupiamo per esempio di infrastrutture, il ruolo del pubblico, noi non riusciamo a investire, non riusciamo a fare le infrastrutture, non riusciamo, perché abbiamo un sistema pubblico che è incapace. Comunque, diciamo, il tema il problema è che il pubblico è anche l'espressione delle peggiori situazioni che si possono incontrare. Insomma, io vedo, adesso mi sto occupando di una grande impresa nel settore idrico, assemblea dei soci, arrivano i sindaci, azienda sull'orlo del fallimento, come spesso è. La principale preoccupazione del sindaco era portare la bustarella con il curriculum di quelli che volevano far assumere dall'azienda. Allora, di fronte a queste situazioni, uno ci riflette e dice: obiettivamente, in casi come questi, è difficile pensare a soluzioni diverse rispetto all'ingresso di un privato. Perché, per esempio, il modello di A2A, il modello di ERA, il modello delle grandi multi-utility quotate in borsa, è un modello misto pubblico-privato. In questo momento il controllo è del pubblico, non so quanto durerà, ma in questo momento tutte le aziende quotate, però cosa succede? Succede che c'è un investitore privato, un finanziario, che almeno da questo punto di vista fa un'opera meritoria, da altre fa dei disastri, ma da questo punto tira la giacchetta al presidente e dice: sta attento a fare le cose, va bene, diciamo, l'interesse del sociale, la collettività, eccetera, però deve inquadrarsi in una logica di equilibrio economico, perché sennò le cose non vanno avanti. E io oggi non, al contrario di quello che ho sentito dire qui, io penso che il modello pubblico misto, pubblico privato, cioè un'azienda dove ci sia un controllo del pubblico che dà gli indirizzi e un privato che svolge un ruolo a sua volta di controllo e anche di operazione, di operatività, in molti casi, come in quel caso che stavo citando di questa azienda del centro Italia, dove il sindaco andava lì, ecco, possa essere una soluzione effettivamente interessante. Questo non è vero in molti casi al nord, perché obiettivamente al nord il servizio idrico è gestito decorosamente, tutto può essere perfezionato, però ci sono molti casi al nord dove tutto l'ambaradan della privatizzazione non ha neanche troppo senso, perché tutto un sistema. Peraltro il regolamento attuativo del decreto Ronchi, non Ronchi rifiuti, Ronchi Andrea, è un decreto che di fatto limita molto l'applicazione, perché dice che tutta la gara va fatta salvo delle eccezioni. Le eccezioni sono numerose, e dice: la gara va fatta, però se un'azienda è gestita bene, se un'azienda reinveste praticamente l'intero utile che fa, allora può benissimo continuare ad essere pubblica. Cioè, e quindi, che è stato il taglio che ha dato la Lega, questo Calderoli, questo taglio in questo senso, cioè dire: privatizzazione sì, però praticamente solo alle aziende che sono disastrate. E si apre poi il tema di quale privato entra in un'azienda disastrata, perché io adesso sto guardando questa cosa qua, ha 500 milioni di euro di debiti, 400 di crediti, entrambi incagliatissimi, ma voglio vederlo in faccia il privato che compra un'azione. Cioè, il privato entra se becca la dote, come si suol dire, se gli danno 500 milioni per gestire l'azienda in perdita per 3 anni e poi magari riesce a mettere. Quindi noi dobbiamo pensare che questo mondo qua è un mondo veramente molto articolato. La risposta, cioè io non sono
Io, francamente, non voto né sì né no, non voto, cioè, su questa cosa qua. Mi astengo dal votare. Sulle altre, invece, sulle altre due, invece, andrò a votare. Ma su queste due qua mi astengo, perché non tengo neanche corretto che su una tematica così complessa e articolata si vada poi a fare dei discorsi che pigliano la pancia. Perché i discorsi che stanno facendo i promotori del referendum sono dei discorsi che rubare l'acqua. Ho sentito passare 20 volte sul TG3 un manifestante del sì che dice ci saranno, se passa il decreto Ronchi ci saranno 100 milioni di morti. A parte che noi siamo 60 milioni, quindi adesso. Però capite voi che c'è qualcuno che poi ci crede che ci saranno 100 milioni di morti. Cioè, quando si. Sarebbe stato irrilevante se non fosse passate almeno una ventina di volte sul TG3, che tra l'altro è uno dei migliori che oggi ci sia in circolazione. Quindi, anche visto. Quindi la mia posizione sarà questa, né sì né no, astenersi perché queste tematiche vanno affrontate seriamente. Semmai, poi adesso sarà molto interessante, dato che vincerà il referendum, penso, non spero ma penso, sull'acqua. Incidentalmente voglio dire, chi vuole dare un segno politico lo può benissimo già dare col nucleare e con il legittimo impedimento. Non c'ha bisogno di dare un segno politico anche sull'idrico, quindi può benissimo astenersi da raccogliere quella scheda. È già molto chiaro come segno politico gli altri due, per chi volesse dare. Ecco, quindi questa è un po' la mia riflessione, che nasce dal porsi un quesito: cosa si può fare per far sì che il servizio, ma parto dallo stesso punto, come possiamo operare per far sì che questi servizi siano gestiti nell'interesse della collettività. Quali sono i meccanismi che noi dobbiamo mettere in atto? E questo è un tema non nuovo, è un tema non nuovo. E vi rammento che il decreto Ronchi, Andrea Ronchi, è sulla scia dell'impostazione data dal centro-sinistra quando si parlò di liberalizzazione, di privatizzazione dell'elettrico, di Enel, eccetera, eccetera. È l'Anzillotta e quant'altro, cioè è sulla scia. Il buon Franco Bassanini, due settimane fa, un convegno a Firenze, cioè cari compagni, come sapete, cari compagni, noi qua dobbiamo ricordarci che il decreto Ronchi non è altro che sulla scia di quello, perché il decreto Ronchi non obbliga alla privatizzazione, nonostante quello che è stato detto. Semmai al limite induce, perché il decreto Ronchi dice la regola è che si fa la gara. Se volete non fare la gara, vi do due possibilità: per le imprese quotate una certa cosa, per le non quotate un'altra. Però non obbliga la privatizzazione, cioè obbliga a fare la gara. Se uno non vuole diventare privato, vorrà dire che il comune farà la gara. Il comune di Milano farà la gara per l'affidamento del servizio idrico. Sono stato un po' confuso, però insomma. No, questa... Avete finito entrambi in anticipo rispetto ai 10 minuti che avevate a disposizione, e una cosa che avrei voluto venisse fuori dai vostri interventi era appunto che, come dice il testo, non si parla solo di servizio idrico ma di servizi pubblici a rilevanza economica, quindi non si parla solamente di acqua, quindi questa è anche una delle bugie che viene detta, nel senso si chiama referendum sull'acqua ma in realtà non è un referendum sull'acqua, è un referendum su tutti i servizi pubblici, quindi acqua, trasporti pubblici, spazzatura, cioè, quindi non parliamo solo di quello. Il secondo invece è assolutamente specifico sull'acqua e chiede fondamentalmente di togliere una manciata di parole che sono appunto quella che dicono un'adeguata remunerazione del capitale investito.
Quindi questo è quello che si vorrebbe invece togliere da un articolo che appunto parla del prezzo del servizio idrico, e quindi togliere quella parte appunto che il professore ci ha già un attimo anticipato prima su quello che è la remunerazione del capitale investito. Lasciamo quindi ancora i 10 minuti a Milly Moratti e poi al professore Andrea Girardoni. Ma insomma, qui siamo sempre sulla tesi di prima. Se il nostro punto di vista è quello del mercato, sempre incorreremo in questa problematica. Cosa vuol dire un'adeguata remunerazione del capitale investito? Prima di tutto, da un punto di vista pubblico, potrebbe voler dire invece in caduta dei servizi, dei valori che sembrano costi a volte per un privato e invece per il servizio pubblico sono dei valori. Pensate in tanti tipi di servizi pubblici cosa vuol dire la ricaduta sull'ambiente o sul sociale. Ecco, questo noi speriamo. È vero, ha ragione che la politica non è ancora preparata a sostenere questo tipo di economia nuova, quella che invece di puntare sulla diretta remunerazione, appunto, quindi su un meccanismo finanziario, punta su una visione più globale, più complessiva. Alla fine un'economia nuova che appunto inserisce fra i suoi valori proprio le ricadute, ad esempio, sull'ambiente e sul sociale, va a coincidere con una visione pubblica e può essere anche gestita da un privato, ma in questo ordine di idee. Da questo punto di vista, effettivamente, ci si può assolutamente valere di authority, ma più che altro di impostazioni proprio strategiche generali che garantiscano questa visione. Perché quando, ad esempio, scusate se, ma per me la metafora è così pungente perché l'ho sofferta in questi mesi e quindi spero che non sia un capitolo chiuso. Quando nel nostro piano urbanistico, che non è un piano urbanistico, il piano di governo del territorio, alla voce dei servizi, il nostro assessore diceva con orgoglio, visto che non c'era più l'obbligo quando uno faceva ad esempio delle case, visto che poi la destinazione diventava libera, non c'era più l'obbligo come c'era prima con gli standard di fare ad esempio una scuola o quant'altro di servizi, e diceva tranquillamente: ma non vi preoccupate, è il mercato che deciderà se uno ha deciso di fare una casa che lì debba fare anche una scuola. Ma con un paio di considerazioni. Uno, che vengono fuori in caduta dei servizi comunque privati, quindi che costano all'utente finale. E poi che non è detto invece sempre che il mercato sorvegli tutta questa catena complessiva, perché magari decide di delocalizzare il capitale investito e l'adeguata remunerazione è spostarlo da un'altra parte. Quindi io veramente che ho sofferto in questi anni la mancanza di un coraggio, di una visione strategica pubblica nella gestione dei servizi. Certo, anche lo spostamento secondo me è un diritto che va assicurato, quindi il fatto che la gestione dei mezzi di trasporto pubblici possa finire in mani private che decidono le tariffe, che decidono le percorrenze, questo mi preoccupa, perché quello che sicuramente è più di interesse per un investitore è magari fare dei trasporti solo radiali, e invece quello che è un piano strategico pubblico è avere una maglia completa di mezzi di trasporto. E quindi ecco, io veramente credo di essere più sul principio che sui particolari delle modifiche dei testi. Penso che proprio bisogna con orgoglio obbligare la politica a sfidare se stessa
a arrivare veramente a una capacità di disegno strategico che non porti a perdite che in ogni caso debbono essere coperte dal pubblico, questo no, cioè non di cozzare di traverso verso il principio economico, ma una certa visione più finanziaria interpolata, ecco, quella mi preoccupa di più, perché secondo me allontana dal rapporto diretto che ci deve essere fra i bisogni e i prodotti che si erogano per soddisfare quei bisogni. Okay. Ma premesso che condivido l'auspicio di fondo, lo condivido proprio molto l'auspicio di fondo, perché veramente, volendo entrare più nell'aspetto tecnico del capitale, della forma del capitale, remunerazione del capitale investito, oggi esiste una tariffa, tra l'altro ha preso oggi o ieri firmata dal governo Prodi, quindi vabbè, insomma, una tariffa che compone di varie voci, cioè noi quando paghiamo l'acqua paghiamo il costo, i vari costi che vengono sostenuti per prelevarla, i vari costi per trasportarla, c'è una formula molto abbastanza semplice che fatto non ci vuole, vari costi, gli ammortamenti ovviamente degli impianti che vengono dati, che vengono fatti, più c'è una percentuale che è il 7% che viene sommata, che viene inserita in tariffa e che si commisura, questo 7%, sul capitale investito netto. Il capitale investito netto vuol dire che se io faccio un depuratore, il 7% si calcola sul valore, sull'investimento fatto nel depuratore, tenuto conto però del fatto che il valore del depuratore nel tempo si riduce attraverso gli ammortamenti, come sa benissimo, spero, è lui che mi ha invitato, quindi adesso vedremo se... E questo si aggiunge. Ovviamente questo 7% dipende da quanti investimenti si fanno, dipende dalla dipende da dei parametri, eccetera. Allora, quello che si vuole abolire in tutta questa serie di voci che vi ho detto, che compongono la tariffa, è quella roba lì. È sul capitale investito la remunerazione è lo 0%. Quindi qual è l'impatto concreto? L'impatto concreto è una riduzione minimale della tariffa, dal punto di vista della tariffa. Una riduzione minimale della tariffa, nel senso che comunque la remunerazione del capitale investito rispetto al complesso di costi che compongono la tariffa è un aggeggino infimo. Quindi è una roba irrilevante. Già ricordavo prima che le tariffe nel nostro paese sono molto modeste. Che se vanno dai 60-70 centesimi di Milano al metro cubo, che comprende, come noto, non solo il trasporto, la depurazione, ma non solo la potabilizzazione, ma anche la fogna e tutto quanto. Quindi, e dicevamo, questa bottiglietta costa 80 centesimi, quindi costa come un metro cubo d'acqua. Milano è fortunata, vabbè, in altre zone del territorio. Colpa della bottiglia. Abbiamo queste. No, appunto, abbiamo questo. Io vorrei vedere quello della mia. In altre parti del paese la tariffa, dicevamo, è 2,70, 2,80, con livelli massimi quindi di 3 euro. Da indagini fatte da noi, in Lombardia quasi nessuno sa quanto paga di acqua, perché è talmente irrilevante che non lo sa. Cioè, questa è la verità, insomma. Poi dopo possiamo fare tante esquisizioni demagogiche, questa è la verità. E l'amministratore non ce lo mette nel piano da pagare.
vabbè, vabbè, è vero, c'è anche questo aspetto che paga il condominio. Esatto. Ma guardi, il dato è per la Lombardia, dove ci sono anche le villette e o le case di tutto, quindi è un dato che... Quindi il problema però, l'effetto importante di questa cosa è che questa situazione potrebbe allontanare gli operatori pubblici o privati, anche quelli pubblici, dalla gestione di questo servizio. Nel senso che, come dicevo, nel senso che piaccia o non piaccia, questo sistema si basa ancora su una logica di investimento laddove c'è una maggiorità, e quindi può succedere, vedremo cosa succederà, che appunto le imprese che operano in questo settore, vedendosi eliminata una componente che peraltro spesso e volentieri va a coprire una quota di costi che non sono riconosciuti nella tariffa ma che ci sono, cito ad esempio il fatto che c'è la buona abitudine in Italia di non pagarla la bolletta dell'acqua e quindi questo è un tema che non viene riconosciuto in tariffa. Ecco, quindi c'è questa situazione qua, per cui il beneficio dal punto di vista pratico è modesto, dal punto di vista dell'impatto è tutto da vedere. Adesso io non ho veramente ancora le idee chiare di come si potrà gestire il sistema una volta cancellata la remunerazione del capitale investito. Peraltro chi, per esempio, A2A ha un contratto, A2A gestisce l'acqua nel Bresciano e nel Bergamasco, non a Milano, come noto. E ha un contratto, una concessione di 20 anni, che prevede che la tariffa contenga la remunerazione del capitale investito. Cosa si farà? Cioè, decade immediatamente o per 20 anni ci sarà ancora la tariffa? Boh, non lo so, io non sono un giurista, quindi no, non lo so. Ad occhio e croce, essendo un contratto, se guardiamo quello che è successo nell'elettrico, quando hanno fatto smettere all'Enel il nucleare, l'hanno riempita di soldi per compensarla dei danni. Quindi non vorrei che adesso ci fossero le nostre aziende riempite di soldi per compensarla dei danni della mancata. Speriamo di no. Per esempio, a Brescia, quanto è remunerato il capitale di A2A? Ah, no, non di A2A, il capitale è comunque 7%, cioè è 7%. 7%. Ma chi glielo fa fare ad A2A per questa irrilevante remunerazione di fare investimenti? Perché una volta che il 7% va a remunerare il capitale di quello che si piglia l'acquedotto in Puglia, chi glielo fa fare di mettere questa montagna di denaro? Lo fa fare il fatto che se uno gestisce bene, efficacemente, e talvolta c'è anche però il rischio con qualità modesta, eccetera. Per cui è da qui la necessità di fare dei controlli molto stringenti. Ma se uno gestisce bene, questa remunerazione del capitale diventa di fatto il suo utile. Quindi è. Sì, infatti io ho invitato a fare una lezione proprio il responsabile, Tomasoni si chiama, di A2A dell'idrico, e lui dice: bah, l'idrico in A2A è la. Una roba che non conta niente, l'acqua, perché quel che conta poi è il gas, l'elettricità e sono altre cose. Però c'è, se la terra, l'importante è che non perda e sta lì, insomma, ecco, non... E poi tenga conto che al nord stanno finendo, ma al centro-sud e al sud ci sono valanghe di quattrini a fondo perduto per gli investimenti nelle infrastrutture idriche, che peraltro spesso non riescono a spendere. Per esempio, cito il caso che Abbanoa, che è la società che gestisce il servizio idrico in Sardegna, di cui mi sto occupando nel disperato tentativo di risanamento, ma ce la faremo. Abbanoa ha una situazione di quel genere lì, ha questa posizione debitoria drammatica, ha questa situazione fuori controllo, insomma. Abbiamo sentito quindi le spiegazioni dei primi due referendum. Io andrei avanti con gli interventi che si erano registrati prima e con le nuove persone che sono registrate. No. Allora, c'era Fabio Pazzini, Armando Crocicchio in lista.
Ma a questo punto io ho una domanda per entrambi, nel senso che è una domanda sola, a cui la risposta la chiedo a tutte e due. Io faccio anche qui più che una questione pratica di quello che attualmente la situazione, di quello che potrebbe diventare la situazione dopo il sì, che dovrebbe vincere il referendum se c'è il quorum, è più un fatto filosofico, cioè la concezione di quello che lo Stato e il pubblico deve fare, soprattutto in una situazione in cui noi radicali, ma non solo, chiediamo trasparenza, non opacità nelle scelte pubbliche, una classe politica che gestisce il pubblico, soprattutto a livello locale, che non abbia conflitti di interessi. Lasciare la gestione di qualsiasi servizio pubblico, la gestione, appunto, non la proprietà del bene piuttosto che delle reti, ma la gestione del servizio pubblico in mano anche a SPA, quindi gestita in teoria con una situazione diversa da quella che sarebbe quella del ritorno alle municipalizzate, di più efficienza, ma comunque con i signori che arrivano con le buste, con l'elenco di quelli che si vogliono far assumere gli amici. Cioè, lo Stato deve riprendere, cosa che oggi non ha, perché vive un perenne conflitto di interessi sia con le aziende pubbliche che con le aziende private, di controllore, cioè di direzione, di fornitura di input verso cui bisogna puntare, soprattutto nei servizi pubblici, ma poi stare fuori dalla gestione diretta, perché questo genera normalmente, ma io secondo me non soltanto nel nostro paese, ma nel nostro paese è particolarmente evidente, un conflitto di interessi, per cui il controllore non sarà, che è il pubblico, non sarà mai controllore fino in fondo, perché ha altri tipi di interessi. Chiaramente mancano le regole, ci vuole un authority forte che possa intervenire e tutte queste cose, cosa che il decreto Ronchi al momento non prevede, al di là di questa authority, che però non è ancora un'entità assolutamente non definita. Questa qui nel decreto, ecco, dello sviluppo, mille proroghe, cioè, è infilato nel mille proroghe, no? Ok, vabbè, comunque insomma è una cosa di qualche giorno fa, ecco. Al di là della necessità appunto di regole e di controllo, c'è un conflitto di interessi che è connaturato alla natura anche umana. Diciamo che l'uomo è corruttibile, anche il politico è corruttibile, anche chi parte con le migliori intenzioni, quindi bisogna mettere delle regole che creino una dicotomia tra l'interesse del pubblico e l'interesse del privato, e quindi lasciare io sono per la privatizzazione totale dei servizi, nella gestione dei servizi. Le SPA pubbliche, anche quelle efficienti, comunque creano poi interessi diversi. Io mi rifaccio all'esperienza, guardando il programma di Pisapia parlava proprio di utilizzare gli utili delle SPA milanesi non per essere investiti in infrastrutture, ma per andare a fare spesa sociale. Un'altra cosa, la Moratti ad esempio, a un certo punto, per far quadrare i conti, nel 2008 ha portato l'affitto che pagava MM al Comune di Milano, MM che chiaramente è 100% del Comune di Milano, ma al Comune di Milano per i palazzi che usa come uffici, da 1.800.000 a 8.900.000, soltanto perché aveva bisogno di qualche soldo in più in bilancio. Questo con un privato non avrebbero potuto fare, sarebbe dovuto andare dai cittadini a dire: voglio darvi 10 asili nido in più, vi chiedo un euro in più a testa. Magari i cittadini li avrebbero anche dato volentieri, però non c'è questa trasparenza di gestione anche nelle gestioni efficienti, e la MM oggettivamente è una gestione efficiente, anche se poi manca di investimenti, perché
come ci ricordava in un altro incontro il nostro amico Gianni, solo le fognature di Milano, se non sbaglio, hanno bisogno di 6 milioni di investimenti per essere rifatte e riammodernate. 6 miliardi, scusami, 6 miliardi di investimenti, solo le fognature. E chiaramente la MM non mi sembra che se ne stia occupando. E secondo me, quindi, invece attraverso il privato questo si può fare più facilmente e più trasparentemente. Ma io non sarei così pessimista, invece. Io mi auguro addirittura un pubblico che fa ricerca per migliorare i servizi. Mi auguro non quello che ho visto in questi anni, cioè l'affermare orgogliosamente da Albertini in poi che il Comune era un'azienda e che quindi effettivamente da quel punto di vista i conflitti di interesse venivano fuori, perché ogni parte, magari una controllata rispetto a un'altra, voleva fare un profitto come un'azienda normale. Allora devono essere sane, ma devono tutte collaborare a una strategia complessiva. Io credo che dobbiamo cambiare il modo di gestire tutto questo sistema. Certo, una gestione finale privata può anche essere scorporata da tutto il sistema, perché magari è più conveniente in certi casi, ma solo perché porta un minor costo finale del prodotto, magari, ma non per principio. Io ho visto in questi anni il Comune gestito proprio a spregio di un disegno collettivo. Se pensate al piano parcheggi, ma è stato fatto senza neanche pensare per che cosa dovevano essere utili certe collocazioni di parcheggi. È stato semplicemente determinato dalle richieste che venivano fatte. Infatti, antiteticamente, con un conflitto ancor più che di interessi, un conflitto di principi, si pensava a una gestione del traffico che allontanava le automobili dal centro e contemporaneamente a dei grandi parcheggi centrali. Quindi io il conflitto lo vedo proprio da un punto di vista informatico come il fatto di qualcuno che abbia la possibilità di gestire le informazioni più di altri. Questo per me è il vero conflitto di interessi. I conflitti molto spesso non sono proprio il fatto che due agenti diversi tendano alla stessa risorsa e quindi non possano consumarla insieme. È più che altro una mancanza di informazione che permette ai due agenti che tendono alla stessa risorsa di capire che potrebbero strutturarla in una maniera adeguata per poterne usufruire tutte e due. Ed è questo che a me piacerebbe molto che la macchina nuova comunale avesse: una gestione adeguata dell'informazione, in modo che si eliminassero questo genere di conflitti. Guardate che si può fare tantissimo. Avevamo tentato con la prima amministrazione Albertini di fare un progetto trasparenza della gestione della macchina comunale in questo senso, ma dopo 6 mesi che ci stavamo lavorando ci hanno bloccati, perché hanno detto che era un progetto troppo politico e invece loro preferivano... Ecco, ma era politico proprio perché cercava di trovare una gestione complessiva del sistema, e invece si preferiva, in analogia a quello che la somma dei privati richiede, continuare a gestirlo in quel modo, e ci hanno bloccato. Io spero che adesso invece sia il momento di riprendere questi discorsi, e ci credo veramente. Io non credo alla prosecuzione di questo modo di gestire, che quasi emula la somma delle aziende che siamo abituati a considerare, cioè le aziende gestite da privati. È qualcosa veramente di diverso. Scusate, io sono cresciuto con Carosello alle 9:30, vado a letto e quindi sono in difficoltà dopo quell'ora. No, prima volevo dire una cosa che poi mi sono dimenticato mentre la stavo dicendo, è che c'è questo
i fondi perduti per gli investimenti nell'idrico che sono molto importanti. Per esempio Abbanoa ha dovuto 250 milioni di euro che ha fatto delegare, pigliando la fiera di Cagliari e facendo non so quante cose in parallelo, per poter assegnare questa cifra perché prima di Natale 2010, perché sennò queste soldi ritornavano in Europa. Delle robe allucinanti e situazioni di questo genere. Però il punto è questo: al nord praticamente fondo perduto va sparendo, ci sono dei residuati bellici, ma per il resto di poche cifre, poche lire, va sparendo. Al centro, al sud, soprattutto al sud, ci sono ancora molte disponibilità. Adesso c'è un fondo di cui mi scappa il nome che ha svariate centinaia di milioni di euro che saranno destinati in buona parte all'idrico. Quindi questo lo dico perché gli investimenti non si bloccheranno al sud perché c'è il fondo perduto, si bloccheranno al nord eliminando la remunerazione del capitale investito perché il fondo perduto è finito. Mi sembra che il tema sia interessante e importante questo, perché questi sono aumentari grossi, sono questioni. Ruolo del privato e ruolo del pubblico. Io sono convinto che il privato segue delle sue logiche ed è giusto, come c'è una moralità, come diceva Romiti, nel seguire il profitto, segue delle sue logiche. Allora, se noi pensiamo che sia utile un coinvolgimento del privato nel servizio pubblico, atteso che il servizio pubblico persegue degli obiettivi e deve e dovrà perseguire degli obiettivi di interesse della collettività, si dovrà avere come contrappeso un ente, un'istituzione in grado di controllare veramente il privato. Noi sappiamo che le pubbliche amministrazioni difficilmente sono state in grado di farlo. Io ribadisco quello che ho già detto, l'esperienza dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, pur con delle critiche, pur con degli elementi migliorativi e quant'altro, è stato un esempio riconosciuto a livello mondiale di autorità che ha saputo governare un processo, anche se poi ci potrebbe, insomma, non parliamo oggi di autorità energia perché qualche guaio c'è anche lì. Ma diciamo, quindi quello che io auspico personalmente, e lo auspicano anche le aziende del settore, è che questa agenzia prevista nel decreto sviluppo, nel corso dell'approvazione, subisca tutti quegli emendamenti tali da trasformarla in una vera e propria autorità con poteri forti, reali, diversi dal tagliato attuali, che sono delle cose che non sono esattamente quello che uno auspicherebbe. Ecco, allora, se noi riusciamo a montare questo sistema, e io credo che questa logica ci possa essere una convergenza centrosinistra, centrodestra, perché è anche una logica abbastanza di buon senso, si deve immaginare anche una ingegneria istituzionale un po' particolare, perché non dobbiamo dimenticare che la Costituzione prevede che l'idrico e i servizi pubblici fanno capo alle regioni, mentre l'elettricità solo in parte. Ecco, quindi un'ingegneria istituzionale che va un attimo pensata, perché non sarà una fotocopia dell'autorità per l'energia, o meglio, non dovrebbe essere una fotocopia perché ci sono delle situazioni differenziate. D'altronde l'energia tu puoi farla a Canicattì e puoi consumarla a Bolzano, con l'acqua è molto più difficile. L'acqua e i rifiuti il ciclo tende ad essere locale tendenzialmente, non sempre, perché sappiamo che fanno anche percorsi. Facciamo prima Armando e poi te la scrivi. Scusa, ma ho dormito solo 3 ore stanotte e sono rimasto in piedi, non so come ho fatto, però tutto il giorno che cerco sti manifesti. I radicali non hanno i vostri manifesti, gli altri non hanno i manifesti dei radicali, non riesco a capire questa campagna come può andare avanti, quando io, che non sto bene, sono dovuto andare a cercare sti manifesti, scusami, ho trovato il gazebo
lì al castello, cioè prima, e ho chiesto per cortesia 4 manifesti, uno per qualità. Questo mi aveva i manifesti, me ne ha dati 2. 6 ore a girare a destra e a sinistra, sono andato a Porto Genova, alla fine sono andato in via Pergolesi. In via Pergolesi li abbiamo finiti. Un momento. No, questo è interessante. Stiamo parlando di questo. No, beh, la comunicazione di questo. Ora, io quello che voglio dire, mi hanno tirato scemo a un invalido che non sta in piedi, stanco morto, non posso adoperare la macchina perché non ho più soldi. La adopero in caso di necessità perché me la sto alabardando con questi 4 manifesti. Non riesco a capire, abbiamo fatto tanto per Pisapia. Cosa sta succedendo? Siamo già tutti in disaccordo? A me sembra di sì. È la verità, uno non c'ha una cosa, l'altro non c'ha l'altra, nessuno sa dove devo andare a prenderla. È un manicomio. E là non me li volevano dare in via Pergolesi. E l'insistenza del PD che non me li voleva dare. Ho detto io ci dormo qui, ma a me mi date i manifesti perché a me mi servono i manifesti. Abbiamo trovato due manifesti. Comunque, quello che voglio dire è questo. Questa storia del privato l'ha tirata fuori il PDL, o sbaglio? No? Chi l'ha tirata fuori? Abbiamo appena detto appunto che è una roba, è una cosa che comunque già era montata. Montata da chi? Da Prodi? Ma adesso l'ha rilanciata il PDL. A me mi sa che Berlusconi si è fatto eleggere e i voti li ha ricevuti da una gran parte di persone che si chiamano Cosa Nostra, cioè la mafia. A me mi sa ancora che Berlusconi queste persone le deve pagare. E come fa a pagare queste persone? Dandogli quello che chiedono. Cosa chiedono queste persone? Appalto di questo, appalto di quello, adesso vogliono l'appalto dell'acqua. Benissimo, avranno la parte dell'acqua, gli daranno. Ma non credetevi che se la gestisce la mafia di Berlusconi, i prezzi rimangono sempre quelli. Quelli hanno le gambe lunghe quei prezzi. Comunque, io sono contro il referendum dell'acqua, perché io penso solamente una cosa, il mio corpo è fatto d'acqua, per 3/4 è fatto d'acqua. Il Dio, il vero Dio, non quello inventato da tutte queste cazze di religione, ci ha dato l'acqua, o la natura, mettetela come volete, e l'acqua ce l'ha data a tutti. Se noi siamo in una società, siamo in un comune, è il comune che ci deve pensare, tramite magari la provincia, tramite le regioni, ma non vedo che cosa c'ha a fare il privato con il mio corpo. L'acqua è mia, che c'è dentro al mio corpo è mia e nessuno me la gestisce, un momento, partiamo da questo presupposto. E cosa sto dicendo se non capite la motivazione della domanda? Come faccio a fare la domanda se voi non ve la siete mai posta? Allora, stai zitto per piacere, e se non mi fai spiegare, qualcuno si è posto questa domanda, no? Lui si è posto questa domanda, no? Voi vi siete posto che il vostro corpo è fatto d'acqua, no? Io non do il consenso a niuno di gestire l'acqua. Ci deve pensare il comune o la regione o la provincia o chi per esso. Eh? Ma se parlo attaccato vi assordisco tutti. Il discorso è questo. Io ho già scritto qualche cosa in merito sui miei cartelli.
perché mi sono dato da fare? Anzitutto perché voglio buttare giù Berlusconi, e c'entra anche l'acqua, e non ditemi che non c'entra, perché lui ha dei debiti da pagare e li deve pagare, tutto lì. Grazie signori, io sono contro qualsiasi privatizzazione, il comune si prende le sue responsabilità, o la provincia o la regione, e gestisce quello che deve gestire. Quello che non può gestire il comune lo deve per forza gestire il governo, gli argini dei fiumi, la pulitura dei fiumi, perché tutto appartiene all'acqua, perché convogli a valle e perché convogli nei bacini e nelle case. A Milano questo problema non ce l'abbiamo, facciamo così col dito, esce fuori l'acqua, e come facevano i santi una volta, e noi questo problema non ce l'abbiamo. Ascoltiamo le domande dalla chat. Allora, io c'ho una domanda dalla chat di Gianni Colaccione. Lui chiede le ipotesi di partecipazione a un servizio, alla qualità del servizio dei cittadini, che ci sarebbero in ipotesi di privato, perché secondo me questo è un punto molto importante, che sia privato o pubblico. Quindi mi chiedeva, io mi ricordo che era venuto qua Ichino, aveva parlato del famoso If No Exit Voice, no? Che spiegava che non c'è l'uscita nel servizio pubblico. Quindi insomma, se c'è qualche ipotesi, sì, per quale va il modello pubblico, cioè a 360 gradi, diciamo. Quindi questo relata refero, è una domanda di Gianni che viene da Ciao. Grazie. Nel modello di sviluppato dall'autorità per l'energia ci sono delle modalità tecniche molto precise, molto articolate e anche molto efficaci di sanzionamento e di premio per le aziende che gestiscono il servizio male o bene. Per esempio, una delle l'autorità ha messo a punto una serie di parametri che sono quanto tempo dopo la telefonata nostra interviene a riparare, ad allacciare. Ha posto anche dei parametri molto vincolanti, per esempio sul gas. Dice che quando c'è puzza, quando uno cittadino telefona per la puzza di gas, l'azienda che eroga il gas deve intervenire entro, mi sembra, 2 ore. Eccetera eccetera, cioè adesso non voglio entrare, ci sono una serie di parametri che si possono costruire, che si possono mettere a punto, che si possono verificare attraverso una serie di sistemi. Abbiamo in Italia, quando dico che l'autorità per l'energia elettrica e il gas è un'esperienza a cui rifarsi, lo dico anche per questa cosa qua. Ho studiato il caso della CEA di Roma, che era sistematicamente fuori parametro, che si è trovata a pagare multe di 2, 3, 10 milioni di euro perché era fuori parametro, e ha avviato un processo molto intenso che ha portato a rientrare nei parametri standard di qualità del servizio. Quindi ci sono dei meccanismi anche molto forti, c'è il sistema del pagamento, del rimborso automatico al cittadino a cui non viene, diciamo, che non viene soddisfatto nei tempi previsti, rimborso automatico come meccanismo. Non funziona qualcosa, sei rimborsato automaticamente secondo certi parametri. Cioè sono stati messi, in un certo senso è superata la carta dei servizi. Io quando ero presidente dell'AMSA abbiamo fatto una delle prime carte dei servizi, devo confessarvi che era una cosa che era costruita per evitare qualsiasi problema. Per l'AMSA, ovviamente. Per l'AMSA. Qui lo dico e qui lo nego, però è vero, perché insomma, anche quindi nella definizione dei parametri del servizio ci vuole un soggetto esterno che te li imponga. Insomma, fare l'autorità è un mestiere importante e complicato e che richiede persone molto qualificate, vi garantisco che se... E io credo che questo debba succedere anche per l'idrico, tra l'altro usando anche un po' delle persone autorità per l'energia che hanno maturato queste belle esperienze. Quindi io credo che si debba procedere in questa strada. Rispetto al problema della qualità dell'acqua, nel senso della se è avvelenata o no, questo è un altro parametro, un altro discorso, e qua ci sono le varie autorità che si occupano della sanità pubblica, dalle ASL, altro tema.
Io spero che questo incontro sia servito a quanti più di voi per cercare di chiarirsi le idee o di farsi comunque delle opinioni e delle idee, se magari prima non ne aveva oppure le aveva confuse, quindi speriamo di aver chiarito almeno un po' di idee. Ci sono appunto, come dicevamo, oltre a questi due referendum, altri due referendum. Sugli altri due referendum Radicali Italiani ha dato un'indicazione di voto, quindi si è espressa per il sì sia sul referendum sul nucleare sia su quello sul legittimo impedimento, mentre appunto per questi due sull'acqua, come abbiamo visto anche dagli interventi di membri del comitato che sono passati a questo tavolo, le idee erano abbastanza... erano discordanti per il sì e per il no, tant'è che abbiamo due comitati referendari, uno per il sì, uno per il no. Mili Moratti appunto è un fisico e quindi ci teneva particolarmente a parlare anche del referendum sul nucleare. Diciamo che i radicali si erano già battuti su questo argomento parecchi anni fa con i Verdi sul nucleare, e adesso appunto questa cosa è ritornata di attualità. Quindi lascio la parola a Mili Moratti e poi eventualmente nulla. Ok. Ma non è soltanto perché magari siamo tutti convinti anche per i fatti degli ultimi tempi, ma perché bisogna avere anche buoni motivi anche dal punto di vista economico, perché mi sembra che l'impostazione debba anche essere quella per convincere altri. Quindi, diciamo subito che quando a Berlusconi venne in mente perché aveva da concludere un certo rapporto di tipo finanziario, evidentemente, con la Francia, che doveva piazzare queste centrali ormai obsolete, insomma, che nessuno avrebbe assolutamente pensato di impiantare. È riuscito a dire anche un po' di cose non vere, ad esempio che avremmo acquisito l'indipendenza energetica quando invece di quelle poche centrali dovremmo averne almeno dai 60 a 70 per avere veramente un'indipendenza energetica totale, quindi sono tutti altri numeri quelli. E poi soprattutto appunto immediatamente ne parlai con Rubbia, che mi tranquillizzò perché disse: ma tanto non abbiamo una competenza adeguata per portarlo avanti il discorso della costruzione, e quindi non ti preoccupare. Ma io invece mi preoccupavo molto e mi preoccupo ancora adesso, perché questo ha portato via molte risorse, perché subito sono cominciati dei finanziamenti non proprio a pioggia, ma insomma ben specifici, e anche appunto grossi enti come l'Enel si sono imbarcati in questa avventura, quindi adesso anche per loro è difficile ridirezionare il capitale investito, dice. Ma comunque dal punto di vista del nucleare di fissione, veramente io credo che sia difficile per un fisico ancora sostenere che sia quello il discorso da portare avanti, sia perché non sono stati fatti dei radicali progressi nel campo del trattamento delle scorie, ma anche da tanti altri punti di vista, anche per la modalità della costruzione di grandi centrali, che anche questo è un altro errore in cui incorriamo sempre dal punto di vista della produzione fabbisogno energetico, mentre probabilmente in qualunque tipo di energia si produca, la costruzione di piccole centrali è la soluzione. Dal punto di vista della ricerca però si può portare avanti un discorso, e lo stanno portando avanti con degli ottimi risultati, sul nucleare di fusione fredda, perché il nucleare di fusione calda è stato abbandonato abbastanza anche completamente da Rubbia, che si è dedicato al solare termodinamico, perché poneva dei grossi problemi. Anche quello, mentre gli ultimissimi
esperimenti di Bologna sul reattore di Rossi-Focardi danno dei risultati ottimi dal punto di vista di un piccolo reattore a fusione fredda che non dà nessun tipo di problema perché non ci sono prodotti di decadimento, perché non, insomma, in grosso modo non si rompe un nucleo pesante, ma si uniscono due nuclei di idrogeno e non si hanno fuoriuscite anche di materiali di trasformazione, perché non si formano dei prodotti superiori. Quindi su quello si è anche bene che la ricerca vada avanti. Infatti io spero che l'Enel, quello che ha investito sul nucleare di fissione, lo porti invece sulla ricerca nel nucleare di fusione. Naturalmente invece quello che non si vuole dire è che ormai sono veramente competitive le fonti energetiche alternative. Sul fotovoltaico, ad esempio, i pannelli fotovoltaici di Alfiorov, quelli di questo russo che nel 2001 ha avuto il Nobel per il fotovoltaico, hanno veramente un guadagno energetico fino a 40 volte tanto, quindi ormai è assolutamente competitivo. Naturalmente diverso è il discorso sui pannelli solari largamente usati sui campi agricoli, che portano altri problemi perché veramente consumano suolo che invece deve essere dedicato all'agricoltura, ma proprio dal punto di vista del solare va sicuramente ridirezionata la produzione. Tra l'altro c'è anche una produzione italiana, perché Alfiorov si è messo d'accordo con un produttore italiano e quindi sta cominciando a produrre anche in Italia. Poi ci sono le sorelle, l'eolico, sta anche quello procedendo in una maniera meno impattante sull'ambiente. Ci sono delle ricerche di Renzo Piano su un nuovo tipo di eolico che ha sia delle membrane che sono molto più vantaggiose, ma anche delle dimensioni assolutamente meno impattanti. E poi c'è la sorella povera chissà perché, la geotermia, che non si capisce perché sia veramente così poco impiegata in Italia, che tra l'altro è molto vantaggioso, ma è molto vantaggioso anche in situazioni come la nostra milanese, dove lo scambio con l'elemento liquido porta immediatamente a uno scambio più vantaggioso. Quindi io spero che questo ridirezionamento, che si esprimerà anche con questo referendum, porti a dei grandi investimenti su tutto il mix, non solo delle energie alternative, ma anche sulla ricerca, proprio su una strategia di risparmio energetico, di gestione intelligente. Cioè, noi siamo un po' spreconi nel campo energetico, non puntiamo su fonti energetiche che siano molto produttive e non ci curiamo del miglior approvvigionamento energetico che ci può essere, cioè il risparmio, la gestione intelligente. Io spero che questa virata forte che darà il referendum porti ad avere tanta attenzione e tanto investimento su tutto questo, e spero anche nei grossi enti, appunto come l'Enel, e spero che anche nell'edilizia si cominci a realizzare quello che Rifkin appunto auspica come i palazzi produttori di energia, che nella sua visione possono arrivare ad essere anche produttori di energia da trazione, cioè non solo a immagazzinare così tanto da poter provvedere a se stessi, ma addirittura cederla anche per auto che vadano appunto con energia elettrica, comunque con trasformazioni di energie rinnovabili. E quindi spero davvero che l'apporto di questo referendum sia soprattutto una grande sollecitazione all'investimento per tutto il resto.
io sono molto stimolato sul tema dell'energia, perché tra l'altro ho scritto un libro recentemente che quanto è costato all'Italia uscire dal nucleare, che racconta l'impatto negativo. Noi abbiamo prodotto elettricità per 6 mesi con nucleare, abbiamo speso prima e stiamo ancora oggi spendendo pesantemente. È un incubo sul piano proprio economico, cioè ogni giorno. Io penso che quello che è stato detto sia assolutamente molto importante, sia però oggi da mettere in conto proprio la necessità di elaborare una strategia nuova. Cioè, adesso, a prescindere dal referendum, il nucleare ha vita difficile, avrà vita difficile. È vero che Enel ha ormai delle centrali nucleari che gestisce, perché ne ha 3 o 4 tra la Spagna, una la sta costruendo, vedremo. Se però è difficile che ormai l'Italia possa pensare di rientrare in una partita dove siamo indietro, salvo nuove tecnologie, discorso. Quindi il problema secondo me vero è ripensare la politica energetica del paese senza il nucleare, il che vuol dire tutta una serie di riflessioni. Il che vuol dire innanzitutto vuol dire partire dalla situazione attuale. Non so se a voi noto che oggi nel nostro paese c'è un eccesso di produzione elettrica, di capacità produttiva elettrica molto forte. Se guardate l'articolo di Agnoli sul Corriere Economia di lunedì, vi spiega che il settore elettrico oggi è praticamente in crisi. Ci sono delle centrali a gas che dovrebbero lavorare 6.000 ore all'anno, un anno 8.700 ore, dovrebbero lavorare 6.000 ore all'anno per ripagare gli investimenti, e che ne lavorano 2.000-2.500, e quindi che stanno fallendo in pratica. Cosa stanno tentando i nostri amici elettrici? Di sfruttare queste centrali per il cosiddetto capacity payment, cioè per tenere a disposizione le centrali per far fronte al fabbisogno quando le fonti rinnovabili variabili vengono meno, cioè quando scende il vento, piuttosto che in un quadro a piuttosto articolato. Io sono molto preoccupato, perché dal nostro osservatorio sui costi del non fare emerge che nel nostro paese nei prossimi 15 anni per l'infrastruttura dobbiamo investire 300-350 miliardi di euro, e 100 sono assorbiti solo dalle rinnovabili. Allora, facendo riferimento anche a Draghi, che l'altro giorno, facendo la relazione annuale alla Banca d'Italia, ecco, mi chiedo se in un'analisi costi-benefici di tipo, questo è un problema molto serio, in un'analisi costi-benefici di tipo orizzontale, non solo guardando l'energia, ma guardando anche gli altri settori che hanno bisogno di infrastrutture, sia veramente intelligente spendere tutti questi soldi per l'energia, e per l'energia rinnovabile in particolare. Abbiamo una sovracapacità. Il tema è grosso, adesso cercherò anche attraverso la stampa di metterlo più chiaramente, però è grosso, perché noi ci impegniamo a spendere cifre mostruose, e poi sulla banda larga, che costa 8 miliardi, cioè peanuts rispetto ai 120 o ai 100 miliardi delle rinnovabili, non si riesce a fare perché non troviamo i soldi. È giusto questo? Io non lo so se sia giusto o no, però credo che sia un tema da mettere sul tavolo per riflettersi, perché poi di soldi ne abbiamo pochi, purtroppo, soldi pubblici pochissimi, ma soldi in generale pochi. E quindi, come dice Draghi, parlando di infrastrutture, il problema è fare dell'analisi costi-benefici per capire dove veramente conviene mettere questi soldi. Quindi io punterei a allargare il tema della produzione elettrica, che ormai è un non tema, perché tanto ne abbiamo fin troppa di capacità produttiva installata, ha il fabbisogno che il nostro paese ha di svilupparsi, per, diciamo, non allungare la distanza, non dico per accorciare la distanza, ma per non allungare troppo la distanza con i paesi che veramente stanno correndo. Chiedo scusa, ma è una cosa su cui sto riflettendo. Sono sicuramente
ottimi spunti, direi che potrebbero servirci, potrebbero fare da base per un futuro incontro che sicuramente trova molte persone interessate, tra cui il nostro tesoriere di Rientro Dolce, che sentendo parlare di energia, digital divide, si è illuminato e ha chiesto di nuovo la parola. No, no, assolutamente contrari, come tutti i radicali, direi. Io ci lotto da anni, stiamo anche facendo un progetto di partecipazione telematica con i radicali, con online, insomma. No, io volevo dire, fare due considerazioni. La prima è che i problemi dell'energia si devono risolvere, sono ormai un problema transnazionale, perché possiamo vedere come la crisi dell'Egitto, con la popolazione che è aumentata, l'Egitto è diventato da un esportatore di petrolio con 20 milioni di persone nel 50 a oggi è diventato 80 milioni di persone, è diventato un importatore di petrolio, quindi prima lo esportava, adesso lo importa, no? Quindi per dire già come una cosa del genere può influenzare in un punto del pianeta, come può influenzare i prezzi del cibo, di mille altre cose. Poi, quindi questa è in particolare, io vabbè che sono di Rientro Dolce, vorrei dire che noi non possiamo fare i conti senza l'oste, sempre, che manca sempre il famoso fattore popolazione, perché la formula IPAT, visto che ho per fortuna di parlare con le persone, c'è una variabile che è popolazione, quindi non possiamo pensare che sul mondo con la Copenaghen, il vertice di Copenaghen fallisce perché uno va dall'indiano e dice tu devi fare meno CO2, quello ti dice sì ma noi a testa pro capite ne facciamo meno di voi, ho capito, ma tu non puoi diventare 2 miliardi e poi ciascuno deve consumare come noi, cioè noi ci dobbiamo limitare, dare il buon esempio virtuoso, ma non possiamo pensare di fare politiche anche di note istituzioni religiose che vanno di vario genere a predicare poi crescete e moltiplicatevi, quindi magari dare i diritti della donna alla contraccezione, perché non si possono fare i conti senza l'oste, prima cosa. Seconda cosa, volevo dirvi se conoscete, a proposito di rinnovabile, il progetto Kitegen, dove si parla di utilizzare l'eolico troposferico come risorsa, perché è una cosa molto poco conosciuta, a me dispiace molto, noi l'abbiamo promosso in un congresso radicale, eolico in quota, esatto, perché è molto, tutti quanti dicono che sì, diciamo Ippolito è quello che lo sta facendo, esatto, sì, Ippolito è quello che, quindi niente, solamente questo, vi lasciare solamente questo spunto che mi ha di dovere come ospite, diciamo, arrivederci, grazie. Beh, direi che è uno spunto che possiamo raccogliere per un eventuale prossimo incontro, visto che si è parlato di cose che abbiamo visto che interessano tutti, dalla fusione fredda, che è un po' il pallino di un nostro iscritto che oggi non c'è, che è Franco Levi, sì, esatto. Diamo delle buone notizie, perché al di là dell'esperimento appunto di Bologna, questo reattore che funziona, infatti purtroppo è già stato brevettato dagli americani, e la Grecia ha deciso di farne un progetto pilota che pensa possa dare un nuovo impulso alla loro economia in crisi. C'è un fisico teorico che è Yogi Srivastava, che sta portando avanti la parte teorica per dare un modello corretto di questo piccolo reattore di Bologna, che d'altra parte ha un vantaggio energetico appunto anche quello sul 35-40, quindi ormai veramente è una realtà di cui tener conto. Il modello comunque è quello dei piccoli reattori, delle piccole centrali, cioè dei reattori che servono al fabbisogno di una piccola comunità e quindi che non portano la gestione in mano a una grossa centrale con anche i problemi di grossi investimenti, perché io penso davvero che quei grossi investimenti sono calibrati tutti su grosse centrali, probabilmente solo il cambiare modello e portarla alla rete porterà grandi risparmi, io questo lo penso. Bene, appunto le basi per un prossimo incontro ci sono, quindi io direi che vi diamo appuntamento sicuramente alla prossima. Il vostro appuntamento invece è alle urne domenica e lunedì con
i 5 referendum comunali su cui dovete assolutamente votare sì, si è parlato anche di palazzi che riescono a produrre energia da soli, ecco, quello è uno dei 5 referendum che chiede appunto che il comune si adotti delle politiche in questo campo, quindi con pannelli sui praticamente che diventino autonomi a livello energetico. Oltre a questo referendum ce ne sono altri 4 che chiedono appunto, vogliono rivisitare e cambiare completamente quella che è la visione della mobilità e dell'ecologia a Milano. Abbiamo visto che cambiare si può, l'abbiamo visto in queste ultime elezioni comunali, dobbiamo solo andare a votare e mettere questi 5 sì sui 5 quesiti sui 5 quesiti milanesi. Sugli altri nazionali sul nucleare direi che siamo tutti d'accordo, sul legittimo impedimento penso anche quello, e sugli altri 2 spero che questa serata vi abbia aiutato a chiarirvi un attimo le idee o almeno dei dubbi. Ringraziamo quindi i comuni, nessuno. Allora, purtroppo non abbiamo una città metropolitana, anche se le proposte del referendum comunale di Milano sono proposte che in realtà impattano su tutto quello che è la mobilità dell'intero Interland che gira e vive intorno alla città di Milano. Il referendum però è un referendum comunale, quindi solo gli iscritti alle liste elettorali comunali di Milano, quindi coloro che votano in un seggio a Milano, avranno queste 5 schede. Ce le avranno anche a Gorizia, 3 referendum locali, però loro non saranno così fortunati come noi ad avere le schede negli stessi seggi dei referendum comunali, dei referendum nazionali, perché il comune di Gorizia ha voluto mettere un po' i bastoni tra le ruote e quindi saranno dei seggi diversi. Quindi per gli amici della Web TV, anche questi sono dei referendum ambientalisti promossi dalle associazioni anche radicali del territorio, quindi vi invitiamo a votare anche questi. Ringraziamo Milly Moratti e il professore Andrea Gilardoni per essere intervenuti e speriamo di trovarli presto. Bene, riprendiamo la linea della TV Radicale, ringraziamo Francesco Porei e i suoi ospiti, è stato un dibattito veramente molto interessante. Finisce qui questa diretta e l'appuntamento è per domenica 12 alle ore 16, quando riprenderà la diretta di TV Radicale. Segnalo anche che sabato 11 faremo la diretta da Roma, dove è previsto il congresso dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti, e tutto sarà annunciato in vario modo attraverso internet. Un saluto a tutti.